Ben ritrovati con l'informazione di Piave TV. Oggi come ospite abbiamo il vice governatore del Veneto, Gianluca Forcolin. Innanzitutto, benvenuto. Grazie, grazie, buongiorno a voi. Siamo in un momento non facile qui in Italia. Ieri, a proposito di questo, ho avuto un meeting con vari governatori del Nord Italia, con il governo. Che cosa è emerso? Beh, è stato un pomeriggio intenso ma importante. Innanzitutto avevamo gran parte del governo presente, eravamo in videoconferenza, quindi le giunte regionali, in particolar modo di Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna, erano collegate in videoconferenza con alcuni esponenti invece presenti a Palazzo Chigi assieme alle parti sociali. È stato un momento di analisi ovviamente del momento che, come hai detto, è in continua evoluzione, è un evento e soprattutto un fenomeno che va monitorato di ora in ora, e abbiamo però in modo diciamo importante e anche responsabile presentato al governo un documento unitario, che è una cosa importante, unitario quindi non della singola regione, del singolo territorio, ma un documento che tenga conto delle difficoltà, delle criticità che ovviamente ci sono all'interno dei nostri territori, perché è vero che c'è l'emergenza sanitaria, sociosanitaria, ma poi c'è anche un mondo economico che viaggia e che cammina ogni giorno con mille e mille difficoltà, per cui ci siamo anche fatti partecipi. Il presidente Zaia ha fatto un intervento mirato su quelle che sono le situazioni di criticità e sulle risposte pronte che il governo deve dare per dare la giusta rispondenza alle esigenze che ci arrivano appunto dal territorio, dal mondo economico, dal mondo dell'impresa, dal mondo del turismo e, perché no, dal mondo delle famiglie, perché ricordiamolo che con l'effetto della chiusura delle scuole ci sono anche notevoli difficoltà per quanto riguarda anche solo banalmente la formazione, ma anche la gestione dei bambini, dei ragazzi. Stiamo parlando degli asili nido, stiamo parlando delle scuole di infanzia, stiamo parlando di tutti i livelli appunto di e grado di istruzione, per cui assolutamente anche con mille difficoltà da parte delle nostre famiglie che hanno degli impegni lavorativi e quindi sono assolutamente e hanno assolutamente bisogno di risposte concrete. Purtroppo la fase, come appena detto poc'anzi, turismo, lavoro, ambito familiare, istruzione, sanità, avevano già delle problematiche che purtroppo ce le trascinavamo già da mesi. L'effetto del coronavirus, nel suo lato purtroppo negativo e inaspettato, sta letteralmente bloccando un sistema nazionale. Parliamo dell'Italia, ma anche a livello estero, quindi Europa, ma anche usciamo, quindi andiamo negli Stati Uniti, America Latina e l'Asia, ovviamente già compromessa da mesi. Le soluzioni da trovare non sono facili perché all'improvviso tutti siamo in negatività, e negatività intendo dire PIL, fatturato, produzione, progetti, attività. Bisogna avere una serenità e anche la possibilità di programmare. Cos'è emerso effettivamente di tutta questa situazione che non riguarda poi solo il Nord Italia, ma tutta l'intera nazione? Beh, sicuramente allora la prima cosa è di dare risposta concreta a ovviamente la cittadinanza che è soggetta o che è colpita ovviamente da questo coronavirus, e quindi c'è tutto il tema sanitario e sociosanitario sul quale, come hai detto bene, sta andando in difficoltà ovviamente il sistema, ma stiamo reggendo altrettanto bene, perché dobbiamo dire che il sistema sanitario veneto, emiliano e lombardo per fortuna è un sistema sanitario che funziona, e funzionando lo puoi mettere sotto stress, però c'è un modello importante, quindi già questo è significativo. C'è però tutto l'aspetto poi attorno, che gravita attorno, sul quale abbiamo chiesto al governo di poter mettere mano ai portafogli, nel senso di avere quelle risorse per tamponare, per stoppare, per quello che possiamo dire, diciamo, diminuire quell'effetto criticità che oggi c'è nel mondo delle famiglie e delle imprese. Soprattutto hai toccato il tema del turismo. Il turismo in Veneto è la prima azienda, 18 miliardi di volume d'affari e quindi assolutamente importante, che però tocca a cascata tutta una serie di interlocutori e di attori che sono quelli del mondo economico e quindi quelli degli operatori del litorale, piuttosto che di Venezia, già colpita dall'acqua alta di novembre.
e oggi a maggior ragione appunto colpita da questo virus, ma le città d'arte, i laghi, le montagne, le colline del Prosecco, tutti i patrimoni dell'UNESCO sui quali dobbiamo comunque dare delle risposte. Quindi il governatore Zaia ha chiesto che quella flessibilità che viene chiesta all'Europa, che sono circa il 0,2% del richiesto in più oltre a quello che abbiamo già, Cuba circa 3 miliardi e mezzo, questo 0,2% di flessibilità in più, questi 3 miliardi e mezzo vengano ridistribuiti secondo il PIL regionale e quindi le difficoltà che oggi ci vengono dati rispetto appunto alle criticità della diminuzione del fatturato, vengano restituiti a quei territori. Quindi non è un territorio, non me ne voglia a voi Euganeo, ma non può esserci una zona rossa compromessa, perché per noi zona rossa oggi dal punto di vista economico da aiutare è tutta la Regione Veneto, e quindi quei famosi 3 miliardi e mezzo che sono il 0,2 di flessibilità per il Veneto cubano circa 640 milioni di euro. Sono 640 milioni di euro che abbiamo chiesto possano venire iniettati velocemente nel mondo del turismo, con effetti promozione importanti, con situazioni e anche progetti e prospettive diciamo flash, veloci, per dare un messaggio al paese che qua c'è una ripresa, ma soprattutto in Italia ci si deve arrivare per fare le proprie vacanze, ma anche agli italiani stessi di rimanere in Italia quest'anno, per esempio, a passare le proprie vacanze, magari con un bonus o con un credito d'imposta, quindi dare degli incentivi alle famiglie stesse, al mondo dell'impresa che ovviamente si trova nella situazione di emergenza, la Regione Veneto con l'export poi la fa da padrona, e quindi il manifatturiero, tutta una serie di situazioni che vanno inevitabilmente in criticità, per non parlare appunto, come dicevo prima, del mondo della famiglia, dove abbiamo rette magari per l'asilo nido piuttosto che per la scuola d'infanzia, piuttosto che per il trasporto scolastico o la mensa, che oggi non vengono fruite perché i bambini sono a casa, magari con dei costi di babysitteraggio o altre situazioni di emergenza, quindi con costi doppi per le famiglie. Abbiamo chiesto che ci sia una restituzione e quindi ci sia un contributo a tutte quelle famiglie che oggi sono in difficoltà, e quindi quei 640 milioni della Regione Veneto devono essere iniettati in modo scientifico in tutti questi settori dell'economia, ma della vita quotidiana dei cittadini, perché oggi abbiamo l'emergenza sanitaria, ma di riflesso abbiamo anche un paese e dei territori che stanno andando avanti e devono avere delle risposte concrete. In questa fase, purtroppo, l'Italia è il paese che per primo ha questo problema del coronavirus, e all'estero, come ben sappiamo, non ce le risparmiano mai. Molto spesso i contenuti fanno la differenza. Mi sembra di capire che siamo su questa linea affinché i turisti, ma anche le aziende, ma anche i governanti esteri ricredano e comunque tolgano questa negatività che ci stanno affibbiando adesso. Beh, sicuramente è importante che dopo l'emergenza, subito dopo l'emergenza, e quindi come dicevo, toccare e andare a iniettare fiducia ma anche risorse al mondo dell'impresa, vi sia un messaggio promozionale importante da parte del governo e quindi del sistema paese, dove dobbiamo farlo in modo unitario, con dei testimonial, con degli effetti importanti, perché abbiamo visto, come hai detto bene, che gli altri paesi, noi siamo quelli solidali sempre con tutti, no? Eravamo quelli con Notre Dame piuttosto che il Bataclan, piuttosto che altre questioni, è bastato che andassimo noi in criticità per due giorni e questi ci fanno i video in Francia sulla pizza eccetera, per prenderci un po' in giro. Insomma, noi non siamo questi per fortuna e non vogliamo essere questi. Io poi ho anche la memoria abbastanza lunga, quindi su queste questioni qua dobbiamo essere però sicuramente concreti per dare un messaggio di unitarietà, ma soprattutto di positività verso i mercati, perché se l'Europa, se il mondo ci sta guardando come fossimo noi gli artefici di coronavirus, si sono dimenticati della Cina, si sono dimenticati di altre questioni, sembra che l'epicentro sia in Veneto, Lombardia, Emilia Romagna, oggi noi dobbiamo rispondere solo tutti assieme con concretezza, ma come sempre ce la faremo, però la strada è una sola e deve essere percorsa in modo unitario. Il messaggio che ieri Zaia ha voluto dare al governo è proprio questo: partite con una promozione, con dei testimonial, con degli effetti importanti, per dire che l'Italia è un paese bellissimo e il turismo, che poi fa da indotto, come si diceva, su tutto, deve essere al centro dell'attenzione, soprattutto in questi mesi, il mese di marzo, che è quello delle prenotazioni. Quando è passato il mese di marzo e il mese di aprile, la stagione è assolutamente compromessa, per cui dobbiamo assolutamente camminare assieme su tutti questi fronti. 24-26 maggio, elezioni regionali. Sembra tanto tempo,
con tutti questi eventi a cui siamo di fronte, però il tempo stringe. Come vi state preparando? Ma sinceramente devo dirti che non ci stiamo neanche pensando, perché in una situazione di criticità, di emergenza come questa, oggi alla campagna elettorale non stiamo pensando. Stiamo pensando di venire fuori da questa situazione drammatica e di difficoltà, di portare il giusto ottimismo, di dare le giuste osservazioni, come fa in ogni occasione il presidente Zaia, sugli accorgimenti minimi quotidiani delle persone, e poi arriveremo anche alla campagna elettorale, ma noi crediamo di avere già le idee chiare, un programma e un progetto sul quale ci siamo già visti e confrontati con i veneti, per cui lo vedrei veramente come seconda battuta. Oggi concentriamoci per dare una risposta ai cittadini, al mondo dell'impresa e del turismo, che penso delle elezioni ad oggi gliene freghi veramente ben poco. Ringrazio il vice governatore del Veneto, Gianluca Forcolin, grazie per la tua presenza. Grazie a voi. Arrivederci con informazione di Piave TV. A presto.